È tornata a Roma Virginia Raggi, attuale sindaco di Roma Capitale d'Italia. Diverse ore fa, infatti, è approdata nella sede della Protezione Civile a Porta Metronia. Ieri vi ricordo che Virginia Raggi, diciamo così, che stava partecipando durante le ore in cui c'è stata questa nevicata nella capitale in Messico ad un summit relativo al clima del nostro pianeta, la Terra. Proprio però nella città del Messico, quindi nella capitale, in questo vertice per quanto riguarda il clima, ripeto, del C40, è arrivata però oggi in data odierna, quindi 27 febbraio 2018, a Porta Metronia per una riunione del centro operativo comunale proprio sul maltempo. Domani la sindaca Virginia Raggi avrebbe fatto sapere che le scuole saranno riaperte. Quindi riapriranno regolarmente domani il 28 di febbraio, perché le previsioni non dovrebbero dare problemi di natura meteorologica. Continuiamo a lavorare, avrebbe detto Raggi, a liberare alcuni marciapiedi e strade. Continua lavoro, sala operativa, Campidoglio, garantita attività H24, grazie alla Protezione Civile, alla Polizia Locale, all'AMA, all'ATAC e agli uffici del Comune e ai volontari. Per senza dimora creati altri 450 posti aggiuntivi e liberati da ghiaccio le strade principali. Così vi ricordo che avrebbe scritto proprio la prima cittadina, Virginia Raggi, in un tweet proprio su Twitter. Bene, il lavoro dunque continua a essere più che eccellente per quanto riguarda questa bellissima sindaco di Roma, capitale d'Italia. Vediamo quello che accadrà domani, anche se ripeto nuovamente che il tempo non dà, diciamo così, condizioni meteorologiche avverse, ma sono abbastanza buone. Questo è quanto dunque, il video termina qua, iscrivetevi, commentate, un saluto e al prossimo video da Narratore Italiano.